La telecamera riesce in ogni pixel a misurare la temperatura corporea con uno scarto di 0,3. Nessun altro strumento fino adesso è così preciso. E si autolimita, ovvero a 37,2 genera una condizione d'allarme. Questo fa sì che l'operatore possa poi passare a una seconda misurazione se ce ne dovesse essere bisogno. In questo caso possiamo far sì che l'operatore stia a 1,5 metri di distanza. Questo è il vero surplus che c'è. Da oggi la misurazione della temperatura corporea all'interno dell'ospedale San Donato di Arezzo si effettua così, grazie alla donazione di questo termoscanner da parte dell'Associazione Italiana contro le Leucemie di Arezzo e all'azienda PM Allarmi. È stata una donazione, sì, perché qui non si riparte come singoli, bisogna ripartire come comunità. Quindi questa è la cosa importante, rendere la comunità pronta a ripartire. Questa è una donazione che ha, secondo me, due valori aggiunti. Il primo è che va a coprire un'area in cui noi siamo abbastanza scoperti, perché utilizziamo personale nostro per fare le misurazioni uno a uno. Questa invece è una misurazione che si fa in serie. La seconda cosa, questa è una innovazione che estenderemo agli ospedali e che resterà tra le abitudini dell'azienda Toscana Sud-Est nei confronti delle persone che vengono in ospedale. Cioè l'epidemia ci ha insegnato tante cose negative, ci ha fatto vedere tante cose negative, ma sicuramente modifica i nostri comportamenti, e questa è una modifica che, per quel che mi riguarda, intendo mantenere negli ospedali della Toscana Sud-Est. La sezione di Arezzo è intitolata a Federico Luzzi, che era un amico, quindi a lui un ringraziamento ci sentirà sicuramente dov'è. E grazie alla PM Allarmi, perché davvero sono innovatori, sono capaci di creare degli strumenti che in questo momento stanno facendo davvero tanto comodo. Riusciremo a fare anche altre donazioni ad altre strutture che dovremo individuare insieme al consiglio nostro direttivo. Sarà sicuramente un'innovazione, perché fermarsi per prendere la temperatura, questo dovrebbe sveltire, soprattutto nel prossimo futuro, in cui speriamo che si ricominci a frequentare i vari luoghi e in particolare anche l'ospedale. Per cui, se questo è il futuro, siamo felici che siamo arrivati per primi. Noi siamo già nel futuro. Qui si parla di intelligenza artificiale, quindi l'intelligenza artificiale è questa, ma c'è anche, faccio un piccolo esempio, il riconoscimento facciale con la mascherina. Individua la persona tramite solo la faccia, solo gli occhi, e l'abbina a una foto preregistrata. Il bello di questo prodotto che abbiamo donato è che la qualità-prezzo è veramente incredibile. Quindi è un prodotto di altissima tecnologia sviluppato a Wuhan, in Cina, dove purtroppo tutti sappiamo, per questa esigenza specifica, e quindi lavora in maniera semplice per rilevare tutte le temperature del corpo umano. Ringrazio l'AIL, che è qui a fianco a me, per la partecipazione sia come sostegno ma anche come parte economica, perché poi alla fine ci siamo divisi i costi di queste donazioni.